Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore. I primi cori dei tifosi. La consapevolezza di recitare su un palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club. E loro, i giocatori, lo sanno. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo. Ma è solo a questa partita che devono pensare ora, per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Qui all'Estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. L'attesa è finita. Accomodatevi in poltrona, perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del gruppo. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Dunque, calcio d'inizio. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. José Jiménez. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Tocco preciso. Bakayoko. Fabian Ruiz, Mario Rui. Ecco il traversone. Sceglie il lancio lungo. Lorenzo Insigne prova a verticalizzare. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Politano riconquista la palla. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Mario Rui prova a salire sulla fascia sinistra. Sicuri in fase di palleggio. Politano riceve in posizione interessante. Bakayoko colpisce. Palla veramente fuori di un soffio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Condogbia. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Rimessa in gioco dunque. Effetto al cross. Pericolo. Ecco un'occasione di contropiede. C'è la palla lunga in avanti. Si libera la grande. Chance. Grande parata di Oblak. Apre una marca pure. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone.
il risultato si sblocca, 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Fabian Ruiz. Un solo gol a referto, fino ad ora a Cancelo. Il punteggio è quindi di 1-0. E trova bene il compagno. La butta dentro. Spazza il più lontano possibile. C'è l'opportunità per il contropiede. Politano. Scatta verso il pallone. E l'estremo difensore si supera. Cerca la profondità. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Correa. Con Dogbia. L'avversario ha avuto la meglio. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Ha trovato la porta anche se partiva da lontano. Il portiere questa volta era attento. Zielinski. Lorenzo Insigne. E passa. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Lancio lungo del portiere. Hanno già riconquistato palla. Se ne va. Colpisce il pallone. Buona la conclusione. Ha fatto bene a tirare raso terra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Lemar. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Cerca il cross in mezzo e l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Di Lorenzo. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. E va a colpire di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Fabian Ruiz. Cercano l'azione veloce. Ottimo. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Se la sono cavata per un soffio. Il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Hanno giocato una partita molto furba, lasciando venire avanti l'altra squadra. Sono stati quindi bravi a sfruttare le ripartenze per pungere. E il gol del... Correa! Gli lega la gioia del gol, che parata! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare.
Mario Rui. Lorenzo Insigne. Tentativo di allungare il gioco. È pronto il tiro. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Cerca lo spunto, Correa! E c'è il gol! Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Guadagna Med, lui su, splendida reazione del portiere. Cross di Luis Suarez. Fabian Ruiz. Mario Rui. Pallone lungo in verticale. Lorenzo Insigne si lancia sulla fascia sinistra. Guarda il tiro! Lemar. José Jiménez fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve la palla e passa. C'è il retropassaggio. Lorenzo Insigne. Il Napoli deve riordinare un po' le idee perché la partita si è riaperta. Sì, ora la situazione cambia parecchio. Il vantaggio si è ridotto e gli avversari hanno ricominciato a crederci. Lotta a perdere l'equilibrio. Mario Rui. Bel gesto tecnico. Fabian Ruiz. Ci mette una pezza. Ci mette una pezza. Intervento provvidenziale il suo. Ecco un'occasione di contropiede. La situazione si era davvero complicata. Sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Palla riconquistata immediatamente. C'è un bel pallone in profondità. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Scodella in avanti. Saul decide di sfruttare la fascia. Bakayoko si oppone e vince il confronto fisico. Provano a partire in velocità. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Correa. Saul. Ecco Luis Suarez. Con Dogbia. Ottimo passaggio. Occhio alla... Il portiere si oppone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende.
Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Palla che torna nella zona del portiere. Mario Rui. Fabian Ruiz. Di Lorenzo. Politano. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Cerca il numero. Qualche istante e sarà tutto finito. Mario Rui. Occhio al cross. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. La gioca a sinistra. Si libera la grande. Libera tempestivamente. Crosby e ancora. Un fulso al portiere. Grande colpo di testa. Ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Mettono il CG. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica e per il morale. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Non potevano chiedere di meglio. Iniziare il torneo con una vittoria ti dà sicurezza e tranquillità in vista delle partite successive. Certo.